Ieri mattina, invece, durante l'Angelus, Bergoglio ha mostrato la sua vicinanza verso le vittime dell'incendio devastante che ha colpito i boschi intorno a Pedrogao Grande. Sentiamo un passaggio del suo discorso nel servizio. In Italia e in molti paesi si celebra in questa domenica la festa del corpo e sangue di Cristo. Si usa spesso il nome latino, Corpus Domini o Corpus Christi. Ogni domenica la comunità ecclesiale si stringe intorno all'Eucaristia, sacramento istituito da Gesù nell'ultima cena. Tuttavia, ogni anno abbiamo la gioia di celebrare la festa dedicata a questo mistero centrale della fede per esprimere in pienezza la nostra adorazione a Cristo che si dona come cibo e bevanda di salvezza. Nell'Eucaristia, Gesù, come fece con i discepoli di Emmaus, si affianca a noi, pellegrini nella storia, per alimentare in noi la fede, la speranza e la carità, per confortarci nelle prove, per sostenerci nell'impegno per la giustizia e la pace. Questa presenza solidale del Figlio di Dio è dappertutto, nelle città e nelle campagne, nel nord e nel sud del mondo, nei paesi di tradizione cristiana e in quelli di prima evangelizzazione. E nell'Eucaristia egli offre se stesso come forza spirituale per aiutarci a mettere in pratica il suo comandamento, amarci come lui ci ha amato, costruendo comunità accoglienti e aperte alla necessità di tutti, specialmente delle persone più fragili, povere e bisognose. Nutrirci di Gesù Eucaristia significa anche abbandonarci con fiducia a Lui e lasciarci guidare da Lui. Si tratta di accogliere Gesù al posto del proprio io. In questo modo l'amore gratuito ricevuto da Gesù nella comunione eucaristica con l'opera dello Spirito Santo alimenta l'amore per Dio e per i fratelli e le sorelle che incontriamo nel cammino di ogni giorno. Esprimo la mia vicinanza al caro popolo portoghese per l'incendio devastante che sta colpendo i boschi intorno a Pedrogão Grande, causando numerose vittime e ferite. Preghiamo in silenzio.